Buongiorno, guardate che sono un uomo libero, state tranquilli perché un minuto fa il GIP ha revocato l'arresto, ha revocato il sequestro, ha revocato tutto, ha sconfessato sostanzialmente tutte le porcherie che noi abbiamo subito in questi giorni. Vi prego soltanto di una cosa, io ho bisogno 2 o 3 giorni per completare le denunce che stiamo depositando, perché stiamo denunziando tutti. Per farsi in atti giudiziari, per infedele patrocinio, per calunnia, ce n'è per tutti. Quindi vi chiedo soltanto un supplemento di attesa. Nemmeno il tempo di averlo saputo e ha postato sul suo profilo Facebook un videomessaggio. Il GIP di Messina, Carmine De Rosa, ha disposto questa mattina la scarcerazione per il neodeputato Lars Cateno De Luca, che sul social network ha ringraziato tutti per il sostegno dimostrato in questi giorni dopo il suo arresto lo scorso 8 novembre e ha chiesto di avere ancora un po' di pazienza perché dice stiamo denunciando tutti. Il GIP ha disposto la revoca degli arresti domiciliari per De Luca anche per il suo braccio destro, Carmelo Satta, e due sono accusati di evasione fiscale. Il magistrato per il neodeputato, che adesso potrà sedersi all'ARS, ha sostituito la misura con quella interdittiva del divieto di esercizio di posizioni apicali negli enti coinvolti nell'inchiesta. Per il giudice sussistono i gravi indizi di colpevolezza di De Luca, ma si sarebbero affievolite le esigenze cautelari. La settimana scorsa, dopo le continue esternazioni sui social del deputato, il GIP aveva disposto il divieto di comunicazione con l'esterno. Revocati i domiciliari e quindi le misure restrittive, è tornato a comunicare tramite Facebook. Guardate che sono un uomo libero, state tranquilli, ha infatti esordito.